eccoci qua con Laura Mancini. Quindi per il tuo vero e proprio fashion show, niente sfilata convenzionale, ma un vero e proprio fashion event in questo luogo mitico che è l'Hollywood di Milano. Spiegaci un po' perché, come è nato. Ma allora, l'Hollywood perché è un posto che ho nel cuore, è uno dei posti che mi ha accolto a Milano quando sono arrivata 10 anni fa, e quindi mi sembrava giusto fare il mio debutto qui. Parliamo un po' del concetto del marchio Laura Mancini. Come è nato questo tuo progetto bellissimo? E parlaci un po' di questi tuoi bellissimi tubini che crei per tutte le donne splendide. Certo, allora, il concetto è un po' più semplice. Avevo l'idea di creare degli abiti che siano un po' retro, degli abiti che abbiano la consistenza e anche la lavorazione, che rispecchino un po' i canoni che venivano utilizzati dai sarti, dai vecchi sarti, e quindi dai veri tailor. L'idea è quella di in realtà cercare di vestire un po' tutti i tipi di donne, un po' tutti i corpi, farle sentire tutte bellissime. Tra pochissimi attimi vedremo la tua collezione in passerella, quindi vediamo di saperne un po' di più su questa tua collezione. So che la tua stampa star, diciamo, è la piuma di pavone. Sarà presente anche in passerella in questa collezione? Assolutamente sì, è il mio simbolo, e quindi mi sono divertita a sperimentare i vari tipi di tessuti, dalle sete o al jersey, per poter capire e anche cercare di osservare quelli che saranno i desideri per la prossima stagione, quindi per la collezione autunno-inverno, da parte di tutte le donne. E invece per la sera cosa hai inventato? Per la sera mi sono fatta ispirare dai velluti che ho proposto nei toni del blu e, se vogliamo, nei toni che io definirei color pavone, e tantissimo anche da queste sete rosse meravigliose. Qua vediamo tanti nomi e partner, quindi per questa tua sfilata. Com'è l'idea arrivata e perché è importante per te? È un'idea che mi è arrivata da un concetto economico che io definirei co-branding, perché avevo l'esigenza di creare delle scarpe, per esempio, con i miei tessuti, e quindi mi sono rivolta a un marchio giovane come me che si chiama Edric Guabello, e ho chiesto a loro di aiutarmi a creare queste scarpe, o piuttosto volevo creare delle pellicce, e mi sono rivolta a Vladimiro Gioia, che lui è uno stilista soltanto di pellicce, e quindi mi ha aiutato a inventare, a creare queste pellicce che portano all'interno poi la mia fodera con la mia stampa pavonata. O piuttosto volevo delle calze, sempre con la mia stampa pavone, mi sono rivolta a Pierre Manteau, che ha appoggiato la mia idea e quindi si è messo in gioco e ha deciso di aderire a questa nuova iniziativa. Invece parliamo un po' di questa collezione Evergreen, raccontaci un po' questo tuo progetto. Allora, collezione Evergreen perché è composta da 12 abiti, uno per ogni mese dell'anno, quindi presentati in colore nero, ispirati dalle mie 12 amiche più care. Infatti ogni abito porta il nome di ciascuna ragazza. La particolarità è appunto che non solo è una collezione Evergreen, ma la definirei anche una collezione Four Season, perché con 12 abiti noi possiamo praticamente vestire una donna tutti i mesi dell'anno. La cosa quindi assolutamente perfetta e simpatica, che immagino piacerà. Quindi torniamo un po' invece a questa passerella, perché in passerella non vedremo le tristissime modelle magrissime che vediamo purtroppo troppo spesso, ma finalmente vere donne bellissime, tutte in carne e diciamo con delle forme da donna. Spiegaci un po' perché per te è importante. Ma allora, io ho scelto per la mia passerella delle modelle taglia 40 che normalmente vengono usate in showroom, proprio perché ho deciso di appoggiare un'associazione ONLUS che si chiama Mondo Sole, che combatte i problemi dell'anoressia e bulimia. Questo perché secondo me in questo momento la passerella suggerisce alle giovani ragazze un canone di modella un po' troppo diverso da quella che è la realtà, per cui io volevo dimostrare che con delle bellissime ragazze di taglia 40 si può assolutamente pensare di fare una sfilata. Bene, io direi adesso basta chiacchiere, andiamo con la sfilata, quindi in bocca al lupo. Grazie. E congratulazione a te. Grazie. Ciao.